Premiati qui che sono in questa fila vengono qui sul palco perché dobbiamo fare un applauso perché hanno contribuito veramente a far sì che contro lei fosse il primo posto ancora una volta del regionale, quindi una fugace apparizione qui sul palco, un applauso meritatissimo a cui poi noi daremo anche la medaglia per sabato prossimo perché siamo già messi d'accordo. Allora, mettetevi qua, un applauso, guardate, mettetevi qua perché facciamo anche una foto. Dai ragazzi, i più grandi devono stare seduti, dai. No, i più grandi dietro il più piccolo, andate più avanti. Che ci siamo per una foto, forza! Ragazzi, anche tu, dai! Un grande applauso! Bravi ragazzi, anche con il vostro contributo avete fatto sì che contro lei fosse quest'anno la seconda volta campione regionale e come ha detto il sindaco e il nostro presidente regionale della Lega Nazionale saremo tutti qua anche l'anno prossimo. Grazie ragazzi. Quest'anno ci siamo misurati correttamente e Cotronei ha prevalso. Ha prevalso grazie al lavoro di tutti, della scuola soprattutto. E allora chiamare qua il massimo dirigente scolastico è un atto non dovuto, ma un atto veramente che faccio con piacere. Ecco che chiamo la dottoressa Maria Rosa Stumpo. Grazie veramente di cuore della massima disponibilità. Allora io credo di avere proprio l'obbligo di associarmi ai ringraziamenti che ha fatto il sindaco. Ai bambini, ai genitori, agli insegnanti, di quelli che si vedono, che sono più in primo piano, di quelli che lavorano dietro le quinte. Non posso che confermare quello che ha detto il sindaco, che è un gioco di squadra e voi sapete che cosa vuol dire. Le cose funzionano e si hanno risultati quando ognuno sa giocare il suo ruolo. Noi qua abbiamo un esempio di come l'amministrazione, nella figura del sindaco, dell'assessore, di tutti gli assessori che qualcuno vedo, qualcun altro no, supportano le nostre attività, fanno, diciamo, giocano bene il loro ruolo. Gli insegnanti, che non ho bisogno insomma di dirlo, di come la signorina Montedoro, Graziella, giusto perché mi vengono, però non vorrei dimenticare nessuno, il professore di scuola media, la professoressa Gualascio che siamo da stamattina, cioè, perché cerchiamo di curare i ragazzi sia per quanto riguarda il corpo e quindi la sport, ma anche per quanto riguarda l'apprendimento, e molti di questi ragazzi hanno anche ottimi risultati negli studi, quindi non è che sono soltanto degli atleti. I genitori che ci seguono, e abbiamo qui una buona rappresentanza, e seguono i ragazzi anche negli studi, anche su questo. I risultati si hanno con queste sinergie.
perché a Cotronei abbiamo, credo che si veda l'armonia con cui si lavora, sia sul piano sociale che quello scolastico. Ovviamente ciò non toglie che ci siano delle dialettiche interne, delle discussioni, però sono sempre fatte per il fine della crescita e del benessere di queste che sono le nuove generazioni. Volevo fare un altro piccolo, una sottolineatura all'assessore dello sport che diceva che i ragazzi forse a Cotronei giocano per strada. Purtroppo non è così da nessuna parte. Se si possono avere questi risultati è anche grazie a un modello di scuola che noi abbiamo ormai da più di 20 anni, che permette di lavorare con serenità e con tempi distesi. Quindi viva il tempo pieno e viva la scuola! Grazie dirigente. Allora siamo arrivati alla fase conclusiva. Da qui a breve apriremo gli stand per degustare i prodotti nostri tipici. Grazie veramente di cuore. E che aprono, si apriamo, si diceva, le danze, inizia la festa vera e propria. Grazie bambini, grazie a voi di essere venuti qui stasera, grazie veramente di cuore. Adesso.